come volontari al pranzo solidale. Come ci siete finiti? Ci siamo finiti perché ci è stato chiesto e noi come scout ci mettiamo a servizio anche della cittadinanza e quindi abbiamo accettato questa proposta. Il tempo ha aiutato, il clima era di festa, circa 1200 persone si sono riunite al Parco Urbano Francoagosto di Forlì, tante le associazioni e aziende coinvolte in questo evento, oltre ai numerosi volontari, perché senza solidarietà non esiste il buon vivere. Questo è stato il Pranzo Solidale 2016. La settimana del buon vivere, che vuole essere l'espressione del buon vivere di questa città, della Romagna, parte con il pranzo solidale per solidarietà con l'emporio della Caritas e per i terremotati. Tutto l'incasso che noi faremo oggi verrà devoluto al 50% per l'emporio Caritas e 50% per le zone terremotate. Da dove è nata l'idea di questo pranzo solidale? Oggi arriveranno all'incirca 1300 persone, quindi c'è stato un grosso riscontro da parte della popolazione. Sì, Forlì è sempre meravigliosa quando si chiede di fare solidarietà, perché questa non è l'unica iniziativa che c'è oggi, ce ne sono tante in città e quindi eravamo un po' preoccupati, ma come sempre la città risponde in maniera straordinaria. Perché far parte di questo pranzo solidale? Mi sembra una bella occasione per essere solidali, non so come dire, è un'occasione per incontrare gente, per far del bene anche a chi ha bisogno.